Ad appena una manciata di giorni dalla vittoria del terzo scudetto consecutivo, l'Italservice Pesaro campione d'Italia rinuncia a partecipare alla prossima Champions League, massima competizione europea alla quale andrà la finalista Eboli, sconfitta dall'Italservice dopo la rinuncia dei pesaresi. Una rinuncia che è una scelta tanto clamorosa quanto figlia del nuovo regolamento in Italia sui formati. Un regolamento che, secondo il presidente Lorenzo Pizza, non consente alla squadra campione d'Italia di rappresentare degnamente il proprio paese nella massima competizione europea per club. È stata una scelta ragionata insieme a mia moglie, insieme al nostro allenatore, insieme al nostro commercialista, perché comunque diciamo che fare una Champions non è uno scherzo da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico soprattutto, perché ci devono anticipare dei soldi importanti per fare le trasferte che poi ti vengono rimborsati dalla UEFA dopo 6 mesi, quindi c'è un esborso di bilancio notevole, ma soprattutto se io ho la possibilità di giocarmela alla pari con questi colossi europei, queste polisportive come il Barcellona, il Lisbona, l'Inter Movistar, il Tiumen, che spendono 5, 6, 7, 8 milioni di euro, io lo faccio volentieri, lo faccio il sacrificio, ma se io a causa di questa scellerata riforma devo andare a giocare con 4 stranieri, io sinceramente i miei ragazzi non li mando allo sbando a giocare, a fare cosa? A prendere 10 gol, 7 gol? Cioè, è deprimente per noi, per l'Italservice e per l'Italia. Io sono sempre stato molto critico su questa situazione. Quando Bergamini ha voluto fare a tutti i costi questa riforma, il presidente Bergamini, io glielo dissi subito, gli dissi presidente, avremo un problema in Europa, perché ancora non siamo pronti col livello degli italiani per andare ad affrontare corazzate del genere. Però sai, qui i consigli, sai, sono tutti molto bravi, molto preparati, e questi adesso vedremo l'Eboli cosa combinerà in Europa. La società intanto annuncia anche l'ingresso di Nicola Munzi come nuovo direttore generale dell'Italservice Pesaro. Munzi è reduce dall'esperienza in A2 con la Vis Gubbio. Una mossa indicativa di un Italservice per la quale rinunciare all'Europa e ridimensionare la squadra rispetto all'armata dominante degli ultimi anni non significa però rinunciare a voler rinnovarsi per essere ancora competitivi dentro i confini nazionali. Noi partiremo con ambizioni importanti perché comunque abbiamo ristrutturato, in questi giorni stiamo ristrutturando e rivedendo e quindi costruendo una squadra molto ma molto intelligente e dettata, diciamo, le scelte sono tutte dettate da Fulvio Colini, quindi abbiamo riequilibrato il discorso stranieri con i discorsi italiani, quindi abbiamo riequilibrato, ecco, questo, diciamo, questa struttura, avremo 5-6 italiani forti all'altezza, 4 gli stranieri forti, e quindi è chiaro che la struttura originaria, quella che è la struttura epica, diciamo, che ha vinto 7 titoli in 4 anni, anzi 3, perché un anno siamo stati fermi col Covid, purtroppo è stata scardinata da questa norma assurda. Però comunque, sai, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo mantenuto quei giocatori che comunque ci danno quella forza e quella compattezza in quintetto, quindi 4 stranieri, più adesso abbiamo i 2 italiani, perché De Oliveira gioca come italiano, Fortini un italiano molto molto bravo di Roma, e adesso stiamo così chiudendo altri 2 contratti con 2 italiani forti, forse un altro, e quindi abbiamo riequilibrato un pochino quella che sarà la squadra, e io penso che il prossimo anno ci sarà una squadra diversa ma molto competitiva, e potremmo essere, ecco, una bella sorpresa, potrebbe essere una bella sorpresa per il campionato, perché sai, è molto facile, adesso ci sono squadre che sparano, prendono quello, prendono quell'altro giocatore, però sai, la cosa più importante, come dice il nostro allenatore, è avere l'equilibrio e la saldezza in questo momento, la freddezza, e Colini da questo punto di vista è maestro, quindi ci sta insegnando e ti sta tracciando quella che sarà la strada giusta, e per me il prossimo anno vedrai che saremo ancora protagonisti.